Ti mostro come ho realizzato questa meravigliosa ninfea. Ti assicuro che è facilissimo e ai bambini piacerà molto. Sembrerà di ammirare uno stagno di Monet. L'effetto è strepitoso. Avrai bisogno di un foglio un po' pesante di cartoncino colorato del colore che preferisci. Per gli stami ho scelto questo colore fluorescente e un foglio verde per realizzare la foglia. Avrai bisogno inoltre di un paio di forbici e la colla. Tutto qui. Pronti? Realizziamo i petali disegnando una specie di razzo alto circa 12 cm. Io faccio a mano libera perché ritengo che non sia necessario essere super precisi. Realizziamo 7 di questi razzi, quindi 7 petali. Una volta realizzati, vado a piegarli a metà in questo modo. Ops, dimenticavo, dobbiamo ricavare anche un cerchietto che ci servirà da base sulla quale andremo ad incollare i nostri petali. Ora andiamo a prendere i nostri razzi e con le forbici andiamo ad incidere in basso al centro, facendo un piccolo taglietto in questo modo. Poi con la colla andiamo a fare questa operazione, che è la più delicata. Mettiamo la colla su un lato e poi andiamo ad incrociare un pochino sopra, non troppo. Schiacciamo con il dito per far attecchire un pochino la colla. Ora i nostri petali sono pronti, possiamo incollarli sul dischetto. Li sovrapponiamo leggermente l'uno all'altro. Schiacciamo bene con le dita. Bene, ora abbiamo bisogno di realizzare dei razzi più piccoli, alti circa 7 cm. Ne vado a realizzare altri 7, utilizzando tutto il mio foglio. Non si spreca niente. E poi si procede nel modo in cui già conosci. Pieghiamo a metà, poi facciamo il taglietto, poi mettiamo la colla, sovrapponiamo ed eccoci qui. Costruire la nostra ninfea. Andiamo ad inserire i nostri petali più piccini al centro, badando bene di alternarli a quelli di sotto, in modo che si ottenga proprio l'effetto di un fiore aperto. Ed ora passiamo alla realizzazione degli stami. Prendiamo il foglio fluorescente, in questo caso realizzo due striscioline alte circa 4 cm. Poi incido con le forbici in questo modo, realizzando tutte striscioline strette 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 strette, così. Dopodiché ciascuna di queste strisce verrà arrotolata su se stessa in modo molto stretto. Anche l'altra ce la arrotolo sopra per renderla più larga, più corposa, più piena, più pompon. Ecco, è pronta la nostra ninfea. Ora prendiamo il foglio verde, realizziamo una forma circolare, non deve essere precisa, anzi facciamo in modo che ci sia anche lo spacchetto classico, possiamo decorare a piacere. Ed ecco qui le nostre meravigliose ninfee.